Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Oggi torniamo su Truck Driver. Questo gioco che molti screditano, ma che all'atto pratico in tanti hanno comprato, anche grazie ai nostri video ghiotti e divertenti. Allora, innanzitutto, perché proviamo Truck Driver? Punto primo, c'è la patch 1.32 che è uscita già da qualche settimana, io non ho visto, e andiamo a provare il gioco per capire cosa ha potuto implementare questa patch nuova. Seconda cosa, raga, torniamo in tema camion. Innanzitutto a me piace tantissimo questa tipologia di giochi, l'avete visto, ho portato Truck Driver, ho portato On The Road, che riporteremo anche successivamente. Però il discorso qual è? Con mia grande sorpresa e gioia uscirà metà fine ottobre la versione next gen di Truck Driver, per tutti quelli che non lo sanno. Truck Driver mi sembra premium edition, comunque versione next gen. Cosa comporta questo gioco? Comporta il fatto che sarà una versione migliorata, ci saranno mezzi migliori, sarà rifinita la grafica, i controlli, un po' tutto. Sono anche curioso di vedere come funzionerà col DualSense, che sono convinto sia una figata da giocare. Lo proveremo anche col DualSense. E quindi fra poco più di un mese avremo per le mani una versione next gen di questo gioco, che a me è sempre piaciuto. Ha delle evidenti pecche, perché non stiamo parlando di Euro Truck Simulator, chiaramente. Però ha anche tante qualità e tanti pregi, tra cui il divertimento, un'azione molto frenetica di tutto quello che accade, quindi bello davvero. Poterlo giocare su Next Gen sarà una figata, lo porteremo in anteprima, ci faremo le live, quindi raga, lo sapete, noi ci abbiamo fatto tantissime live di Truck Driver, soprattutto su Twitch ne trovate una bizzeffa, quindi partiamo, andiamo a vedere cosa comporta questo nuovo aggiornamento in attesa della versione per console Next Gen. Allora, io ho ripreso in mano il nostro Omotion, che è una replica spudorata di un Mercedes. Perché? Perché questo motore e questo camion, raga, è uno dei più potenti del gioco. Anzi, ha una velocità di punta pazzesca, perché andava a 120. Quello che non mi piaceva tanto era un po' l'erogazione. Quindi, dato che ci sono ancora pochi camion da comprare, li prenderemo nei prossimi video, perché abbiamo bisogno di soldi. Ci andiamo a svolgere qualche missione oggi con questo, per vedere l'aggiornamento e per vedere un po' cosa lo possiamo, cosa possiamo implementare. Innanzitutto fatemi vedere i colori. No, ho sbagliato. Questo voglio io. Vai. Facciamo rosso, tipo uno Stralis, un Iveco Stralis. Bello, bello, bello. Qua direi di non spendere più nulla sui colori. Andiamo a mettere il motore. Raga, noi abbiamo 353 cavalli. Con 800 euro andiamo a 476. 120 cavalli di più. Dai, ci prendiamo pure questo. Livrea direi di no. Abbo clacson no. Andiamo a vedere il paraurti che cosa può avere di... Ah, già ce l'ho. Quello sportivo. Cazzo, sto camion già c'ha tutto di serie. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che possiamo implementare. Cioè, cazzo, una fascetta avanti al camion 400 euro, siete pazzi. Specchietti, che gli si può fare? Niente. Bello vedere come tutto quello che si potrebbe fare teoricamente noi non lo possiamo fare. Bene, questo è già un camion full optional. Questo mi interessa a me. Quello dobbiamo mettere 800 euro, raga, però guardate che cazzi mostro. Dovrebbe prendere velocità ancora meglio. Minigonne. Già ce l'ha. Però i fanghi ancora si sbloccano. Dai, raga, partiamo in missione. Andiamoci a fare qualche consegna col nostro nuovo camion preparato. Vai. Eccoci, miei piccoli, siamo andati in questo punto della mappa dove c'è la nostra simpaticissima amicona. Ve lo faccio vedere. Allora, vedete, è proprio nella parte nord, mentre noi di casa e di garage stiamo qua. Siamo partiti da qua e siamo andati qua. Abbiamo preso un po' di assi attrezzato, neanche autostrade, sono queste, mi sembra, le autostrade. Siamo arrivati qua, vediamo che ci propone la nostra amica simpaticona, il nostro Jean-Claude Van Damme.
Allora, abbiamo fatti quasi tutti. Consegna gratuita, direi di no. Incarico su lunga distanza, dai, sì. Macabri, tergi, cristalli. Ah, vi ricordo che questo è un camion manuale, quindi dobbiamo anche mettere le marce noi. Due balle, perché non abbiamo anche le frecce, mo. E vai. Stiamo facendo un piccolo dramma. Secondo me la versione next gen di sto gioco sarà veramente una figata epica, quindi rimanete sintonizzati sul canale di Supercorris perché fra un mesetto la vedrete sulla nostra PS5 macabra. Dai, va. L'abbiamo fatta? Si parte, Franz, di notte. Tanto per cambiare, sempre di notte ci fa giocare sto gioco. Vai. Dal primo punto di vista mi sembra migliorata anche la grafica dell'abitacolo. Sembra poco poco migliorata la grafica. Niente di pazzesco, ma un po' di lavoro è stato fatto. Vai. Non abbiamo le frecce perché ce l'avevamo qua il cambio. Adesso non ce l'abbiamo più perché abbiamo il cambio. 4 km a 7, che in questo gioco sono comunque tanti. Oh, che traffico di merda però, dai. Non riesco manco a immettermi così. Infatti, vedete? Che succede, dai? Ma dai, raga, primo bug di merda, ma sto gioco è assurdo, mo. Ma è successo che si buggava così sto gioco? Ma che cazzo sta da fumare? Ma che cazzo di bordello, va? Ma no, fa subito distruggere il camion a me. Ecco, rispassa. Guarda là, va. Si è buggato il gioco. Bello vedere come gli aggiornamenti peggiorano invece di migliorare i giochi. E ora questa è una cosa che stiamo vedendo ormai ovunque. Mi sa che dobbiamo mettere la quarta, vai. Si parte, Franz, per una super avventura col nostro Jean-Claude Van Damme. Vai. Tutta bella macabra, sono le 11 e 17. E todos va bien. Beh, raga, non mi sembrano grandi novità. Io poi vi dico, ho visto anche un po' i mezzi, mi sembrano sempre gli stessi. La grafica però non è male di questo gioco. Qua addirittura mi dà 120 di velocità massima, segno evidente che si sia buggato perché 120 si va su autostrada, quindi rendetevi conto voi. Ma stiamo a fare qualche qualifica. Attenzione, qua i Velox sono ovunque. Semaforo. Vai, possiamo passare. Devo dire che i cavalli in più non è che si sentano tantissimo, perché comunque blocco stradale più avanti. Vediamo che cazzo lo fa. Ah, ecco, vedete, c'è il blocco. Questa è una novità, per esempio. Prima non ci stava. Ah, l'incidente. Fatemi vedere. L'incidente è qua. Madonna, che cazzo di mazzato. Ma che vi siete fumati o bevuti? Questo per esempio, raga, prima non c'era, vedete? Non c'era. Vi comprate le BMW e dopo vi rivoticate. Io l'ho detto sempre, lasciate perdere la BMW. Bella 159, anzi, una bella Giulia. Ecco il Velox tra cui di qua, pezzo di merda. Raga, bella cosa, dai, gli incidenti per esempio l'avevamo visti su On The Road ultimamente, ma neanche gli incidenti, mi sembra i blocchi stradali sull'autostrada, perché vi ricordo sempre che On The Road è un gioco molto autostradale, mentre questo Truck Driver, vedete, è anche molto extraurbano, queste stradine un po' imbrattate, extraurbane. Dai, va, e in più mi sembra che ci sia stato messo... Porco zio, l'autovelox, raga. Pazzesco. Mi sembra che ci sia stata messa anche una limitazione alla velocità del camion, perché prima sto camion faceva 120, adesso a 90 si blocca, un po' come On The Road.
lo stanno cercando di rendere sempre più realistico questo titolo. Non è male, raga, non è sicuramente, ma manco lontanamente paragonabile a un Euro Truck Simulator. È completamente un'altra cosa. Però a me piace. C'abbiamo uno dietro qua che vuole fare il fenomeno. Anzi, due, tre. Atteniamoci alla nostra carreggiata. Ragazzi, è andata a mezzanotte, folli. Ecco l'Audi rivoticona. Oh cazzo, non c'abbiamo la benzina noi. Vabbè, non c'abbiamo la... Vedete, questa è una sorta di asse attrezzato per andare un po' più sprint. E noi andiamo. Mi sembra anche il tempo vada un po' più lento. Vedete infatti come scorre tutto più lentamente. Prima, se vi ricordate, notte e giorno era un attimo. Niente, raga, 90 all'ora fa il camion. Proviamo a mettere per la dodicesima. Niente, ormai siamo omologati a tutti gli altri giochi. Più di 90 all'ora non lo fa. Perché è il limite che si ha su tutte le autostrade. Ho visto che ci sono anche delle nuove zone sulla mappa nella versione next gen, zone segrete, quindi dovrebbe essere un bel gioco, eh. A me è piaciuto già su PS4 e mi piace, ci gioco volentieri. Figuriamoci su next gen cosa ci dobbiamo aspettare da questo titolo bello... bello liquido. Non passate, vi schiaccio, pazzi. Qua si restringe la carreggiata. Vedete, molta strada extra urbana. Mentre su On The Road abbiamo visto che prevalentemente dovrete fare autostrada. Non è neanche male, però è molto poco curato. Io spero che anche On The Road venga rilasciata una patch next gen. Possiamo girare? Vedete, anche il fatto che a quest'ora c'è meno traffico non è male, perché di solito qua abbiamo fatto cose alle 3 della mattina turche con 7000 macchine, che sembrava un matrimonio alle 4 della mattina. Dai, muoviti, che mi sta a finire la benzina, cazzolo. Ecco, vedete, noi dobbiamo girare, non ci abbiamo... non ci abbiamo le frecce, quindi giriamo in maniera molto liquida. Oh, eccolo qui, vai. Scambiamo di inquadrations. Oddio, c'ha la macchina là. Non si vede un cazzo però, eh. Prendi la larga, super. Qua ci vuole... oh, Jean-Claude! Sfiora l'auto, Jean. €1000 e vai. La serata per Jean-Claude è appena migliorata di colpo. Fatemi vedere se ci sta qualcuno vicino per fare una seconda missione. Sì, dai, ci andiamo a fare questa qua, Northern Plants. In modo da poter concludere questa bella disamina. A parte che abbiamo fatto una marea di acquisti nell'ambito. Adesso lo faccio pure vedere, guardate. Guardate quanto abbiamo sbloccato qua. Livello 6, livello 4, 3, 3, 2. Vedete, avevo 40000 punti esperienza e li abbiamo investiti in tutti questi livelli per cercare di evolverci come camionisti sempre più dediti al lavoro. Qua il motore è spento. È un po' di bug ce l'ha sto gioco, eh. Dai, ho messo la mappa, dai. Perché non mi fa premere? Porca puttana. Va bene. Questo gioco deve rompere i coglioni. Ma over the top proprio. Riusciamo ad andare dove dobbiamo andare? Oh! Fatemi passare, fratelli. No, grave errore di Corris. Vabbè, facciamo la chicane, dai. Belli macabri. E già sono le due. Però vedete, il tempo scorre molto più lentamente rispetto a quello che faceva agli albori. Ce la possiamo farcela, raga? Come non detto, c'era poco traffico prima. Noi siamo tornati ad avere il traffico più imbrattato d'Italia.
vai col gira, gira, gira. E a me, frate, supero. Questo fa tutto sto giro. No, cazzo, errore di Corris. Dove cacchio siamo andati? Pensa che gioia questo che si... Ok, questo ha il letto. Ma non ci serve il letto, mi serve la ben... No, si può pure uscire qua. Non si può uscire di qua. Va bene, raga. Ho detto, Jean-Claude Van Damme. E poi si ferma un attimo al bar. Inala due birre. E questi sono i risultati pirlotecnici. Questo qua con la smart. A storia qua, ma siamo impazziti. Taglia la curva, Jean. Conscio della sua qualità alla guida. Si riparte, Franz. Oh, a Jean. Cazzo hai messo? 3000 turbo, dai, yes. Autostrada, raga. Così possiamo spremere il nostro furgoncino. Camioncino, anzi. È l'autostrada questa? Presumo di sì, ci stiamo immettendo in una strada auto. Autostrada. E a rompere i coglioni con questi limiti di 80 all'ora. Smettesse pure di piovere sarebbe bello bello. Allora, eccoci qua, 90 all'ora fa il camion. Prima mi ricordo le prime volte 120, 130. Ormai questa, qua ci si può mettere pure il cruise probabilmente. Quindi noi multe sull'autostrada non ne potremo prendere più. Oh cazzo, devo uscire però. Non ci sta nessuno qua. Ah no, c'era, va bene. D'altronde chi è che non si fermerebbe con un camion che a tavoletta ti taglia la strada? Possiamo mettere l'ottava? No, no, mettiamo la sesta perché con l'ottava andiamo più veloce e non possiamo. Dai, va. Siamo quasi arrivati. Tanto c'è un asteroide che passa sul vetro, va bene. Almeno si è sbuggato anche il contachilometri. Sembra che siamo in Inghilterra perché piove sempre. Eccoci qua da Yoko poco ma Yoko. Fare la cosa giusta. Incarico di trasporto su media distanza. Facciamo la cosa giusta, dai. Ecco, riporta indietro quella robaccia chimica alla centrale. Finalmente un po' di buonsenso. Dai, facciamolo. Bene. Il nostro Jean-Claude Van Damme ha anche... Minchia, 36 minuti. Cazzo, abbiamo andato in Mongrovia. Il nostro Jean-Claude ha anche un senso civico. Non per se stesso, però. Andiamo a recuperare il carretto, va. Fermati con sto cazzo di... di pick up. 5,2 km, bel viaggetto, eh? Eccoci. Oh cazzo. Siamo arrivati a destinazione e siamo fatti un bel pisolino. Ma che bella fattoria, raga. Vedete, per esempio qua la grafica è bella. Problema ora è di capire dove sta il carretto, che non lo trovo. Ah, eccolo là. Ma guarda quanto cacchio sono bastardi, va. Potevano metterlo in un luogo più incasinato. Prima non c'ho manco la benzina, questo è il problema. Dobbiamo fare anche benzina. Madonna, che sono questi, oh? Dei contenitori chimici. Pensa se facciamo un incidente qua, quanta gioia. Io direi anche di mettere le luci basse. Andiamo, ah, eh no, però dobbiamo andare avanti. Ecco qua. Già abbiamo sfiorato il primo incidente mortale. Andiamo da David. Come mio cugino si chiama questo qua?
No, dormi, io veramente dovrei mettere la benzina, ma non ce la fa. Non ci arriviamo a mettere la benzina, ma lo vedete. Ma noi dobbiamo andare dal benzinaio più vicino. Tanto mezz'ora ce la facciamo alla grande. Il problema è la benzina. Fatemi vedere, raga. Ci abbiamo bisogno di mettere benzina. Noi dobbiamo andare qua. Perché non me lo fai premere? Cazzo, non ci possiamo. Come facciamo ad andare? No, raga, non ci possiamo andare. Siamo fregati. E vabbè, raga, tentiamo senza benzina di fare questa missione macabra. Allora, già che ci siamo, vi dico, grandi novità non mi sembra ci siano. La grafica comunque è simile, poco migliorata. Il gioco è godibile. Chiaramente per noi che abbiamo console, anche come PlayStation 4, che le potenzialità sono quelle, non è che si possa pretendere di più. Però è divertente, vedete, le missioni ci sono. Il fatto che chi l'ha creato continua a investirci tanto vuol dire che il gioco comunque verrà supportato anche la versione next gen. Non me l'aspettavo, ragazzi. Oh, ehi a me. Non mi aspettavo che questa software house avesse fatto tutto questo lavoro. Ma che sta a fare questo? Vattene, io devo girare. Sono contento perché apprezzabilissimo. Il lavoro fatto è veramente molto buono. Il gioco è godibile, a me piace veramente tanto. Piace più di On the Road, che è molto più noioso, molto meno movimentato. Qua, se vedete, c'è sempre qualcosa da fare, qualche casino da combinare, perché strade urbane, extraurbane, tratte autostradali come questo, che poi si intervallano a strade molto più lerce e marce. È divertente, dai, a me piace. Io in questo momento lo strapreferisco a On the Road. Poi l'ho sempre detto, On the Road come potenzialità è superiore in quanto a una mappa reale della Germania. Se implementasse le auto un po' tutto quello. Oh, porco zio! Pazzesco, raga. Se implementasse un po' il traffico, un po' il numero di mezzi, la varietà, un po' di gente per le città. E qualcosa la grafica potrebbe essere veramente un valido gioco anche on the road. Per ora non lo è, lo riprenderemo in mano appena ci sarà qualche aggiornamento, sapete. Io sono sempre molto sensibile, sto per finire la benzina e faremo un flop pazzesco. E a questo punto Corris inizia a usare la modalità WRC 11, che ancora esce nei videogiochi, ma noi già ce l'abbiamo. E qua dobbiamo spingere come se non ci fosse un dopodomani. Quindi all'atto pratico sono gli unici due giochi di camion disponibili su PS4 e io ve li consiglio. Perché comunque On the Road è proprio molto molto simulativo, proprio votato completamente al viaggiare tanto, perché abbiamo visto che On the Road i viaggi sono lunghissimi, mezz'ora, un'ora, 20 minuti, 40 minuti. Se vi piace viaggiare col camion come se foste dei veri camionisti, è consigliato. Questo è molto più frenetico, quindi vedete le missioni durano poco, 5-10 minuti, però è divertente perché avete modo di sperimentare la vostra bravura anche nelle curve, in quanto un gioco, come potete vedere, è ricco di curve, traffico. Vai, ce l'abbiamo fatta, cazzolo. Dai ragazzi, fatemi passare. Dai, che rompi balle ste cazzi BMW. Dai, veloce. Io sono sempre molto contento di giocare a giochi come questo. Ma poi arriveranno altri simulatori, raga. A me i simulatori mi stanno piacendo. Chiaramente arriverà Farming. Oh cazzo, ho dato una botta al carretto dietro. Ora che cazzo di casino. Se si ribalta qua inquiniamo pure Marte e Venere. Frate, ah, eccolo qua. Vai, perfetto. Io stavo guardando di là. E non abbiamo manco sbattuto sto video, pazzesco. Si vede che Jean-Claude è meno strafatto del solito. No, un altro ce n'è. Ma ci siamo impazziti. No, raga, merda. Non abbiamo la benzina. Nine benzinine. Fatemi vedere dove sta la pompa, ma penso che ce la siamo presi in quel posto. Ne vedo dove sta la pompa, porca troia. Ma non ci dà manco le segnalazioni, pandà.
Vabbè, raga, io direi di non farla la seconda parte della missione, già che rimarremo a piedi, quindi va bene così. Spero vi sia piaciuto questo video, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Super Corris. Ciao, aglio!